La parola cooperazione deve essere recuperata al giorno d'oggi per due buoni motivi. Uno, perché la società è diventata tremendamente individualista e quindi non la capisce più, ma due, perché si associa spesso con un buonismo. Invece la cooperazione è una struttura portante della vita sia degli individui che delle società ed è sempre praticata, e l'individualismo è in realtà un paradosso, perché molti pensano di poterlo esercitare, ma in buona sostanza non lo esercitano, perché qualunque attività, dall'attività di famiglia, dal generare nuovi figli a fare dell'impresa, eccetera, ha sempre bisogno di cooperazione. Il problema quindi dovrebbe essere spostato, non tanto discutere se o no si può fare o si deve fare della cooperazione, che, ripeto, a mio modo di vedere è inevitabile, ma come fare della cooperazione, perché ci sono due possibili modalità: una modalità gerarchica, la cooperazione viene imposta da qualcuno e subita dagli altri, e invece la modalità volontaria, la cooperazione viene compresa nel suo senso profondo ed esercitata liberamente e creativamente. Ritengo che sarebbe molto più opportuno abbracciare il secondo modo di fare cooperazione piuttosto che il primo, però appunto bisogna anche spiegare quali sono le condizioni che permettono la realizzazione di questo secondo modo, e rivisitare un po' l'intera questione della impresa cooperativa come della famiglia cooperativa. In un momento di grande difficoltà come quello di oggi, in cui tante sono le imprese e anche le associazioni che finiscono, muoiono perché non riescono più a stare in piedi, quello che ci vuole è di metterne in piedi delle nuove, e appunto per poter avere questa innovatività bisogna che le persone abbiano delle motivazioni intrinseche, abbiano una voglia di mettersi in gioco, che è un atteggiamento tipico della cooperazione.